Nel video precedente abbiamo visto come si applicano gli effetti direttamente sul nostro livello, anche in maniera selettiva utilizzando le maschere. Ma gli effetti possono essere applicati anche ai livelli di regolazione. Ora, è possibile creare un livello di regolazione da tasto destro e qui abbiamo un livello di regolazione che è grande tanto quanto il quadro. Però è anche possibile creare una forma qualsiasi e utilizzarla come livello di regolazione. Per esempio, se io creo una forma di questo tipo in maniera assolutamente arbitraria, vedete qui che in corrispondenza c'è quest'icona che qualcuno riconoscerà da Photoshop. Livello di regolazione, gli effetti applicati riguardano la composizione di livello a esso sottostanti. Per cui tutto quello che verrà applicato su questo livello, tutti gli effetti applicati a questo livello, avranno effetto sugli effetti che stanno sotto. Se io lo attivo, vedete che il colore scompare. Ora io posso ancora gestirlo come se fosse un oggetto, perché di fatto lo è. Vediamo cosa succede se gli applichiamo un effetto, per esempio trasformazione. Io compio una modifica e la modifica ha effetto sul livello sottostante, in questo caso il nostro sfondo, solamente all'interno di questa finestra. E a questo punto posso anche animarlo. Ottenendo un effetto di questo tipo. Ovviamente a un livello forma di questo tipo è poi possibile applicare anche qualunque tipo di altro effetto, per esempio io potrei aggiungergli un ripetitore. Ok, in questo momento gli ho aggiunto un ripetitore che di default è impostato a 3 e di default a 100 pixel di scarto, gliene diamo un po' di più. E potremmo anche decidere che all'inizio lo mettiamo a 0 e verso metà lo mettiamo a 3 e verso la fine lo rimettiamo nuovamente a 0. C'è da sbizzarrirsi, insomma.